Non debbono e non possono essere i bambini a pagare lo scotto del problema, con tutto il rispetto per la vicenda occupazionale di taglio nazionale legata alle peripezie degli LSU. Lo hanno voluto ribadire chiaro e forte questa mattina i genitori dei piccoli discenti della Rodari di Pagani. I bambini non possono trascorrere la loro giornata in un ambiente che non solo non è adeguatamente pulito, ma dove le carenze igienico-sanitarie lasciano addirittura proliferare i topi. Allora, la situazione com'era? È rimasta intatta. Hanno giustamente i collaboratori si sono resi disponibili, hanno spazzato, hanno tolto quello visibile, però il nostro problema di fondo non è stato risolto, cioè la derattizzazione con la successiva disinfestazione e disinfettazione. Quindi stiamo aspettando che qualcuno si occupi del reale problema, cioè i topi, i ratti. Siamo ancora abbiamo ancora parecchi ospiti. È inutile che oggi non entrano e domani si farà scuola. Se proteste, proteste e basta.